Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. È arrivato il momento di filmare un nuovo Rispondo agli Hater. Perfetto, questo è un papiro, iniziamo bene. La gentilissima Mila Vincenzi 5198 mi scrive: un viso così bello bullizzato da iniezioni di sostanze gonfianti, la fronte è collinare, traslucida, ho la pelle grassa, scusami, traslucida, l'insieme è un artefatto teso che invecchia piuttosto che ringiovanire, perché chi si fa questo la porta scritto in faccia, letteralmente, la paura che ha di invecchiare. Sei spontanea, io adoro quando fanno i complimenti finti per giustificare le cattiverie che hanno appena scritto prima, questa è una delle mie cose preferite. Sei spontanea, naturale, fai recuperare queste qualità anche alla tua pelle, specie se di mestiere ti proponi come modello per le fasce più giovani, ma non solo per loro. Ma poi chi si è mai proposto come modello per le fasce più giovani? Cioè, ma quando mai? Che tra l'altro chi mi segue è tra i 25 e i 34 anni, che è la fascia più grande, ma fa niente. Ma loro sanno anche gli insight dei miei canali. Cioè, gli hater sanno tutto, vedono e provvedono, vedono pure gli insight del mio canale che posso vedere solo io. Ma non solo per loro, Nicole, cioè, per tutte le donne questi trend è un danno. Lavorate diversamente sulle vostre insicurezze, diamine. Allora, io adoro perché posso scegliere, ogni volta che faccio questi video io posso scegliere se rispondere seriamente oppure se rispondere nella follia di queste persone. Allora, numero uno, un viso così bello, ti ringrazio del complimento, peccato che la gente come te i complimenti li faccia solo per poi dire 50 offese. Bullizzato da iniezioni, io non ho nessuna iniezione in faccia. L'ultimo botox che ho fatto era l'anno scorso, che ha 3 mesi di durata, non ho niente. Voi dovete capire, perché io da quando sono ingrassata, ok, allora io avrò messo su tipo 8 kg, da quando ho messo su questi 8 kg, tutti a dirmi che ho fatto iniezioni in faccia. Ragazzi, io lo so che si vedono spesso e volentieri facce di gente che si è gonfiata con i filler, ok? Ma non per questo tutti quelli che sono un po' più gonfi in viso significa che hanno fatto il filler. Magari ho semplicemente messo su 8 kg. Che, cioè, quando ero troppo magra mi dicevano che assomigliavo a Smeagol ed ero effettivamente sottopeso, era un periodo in cui non stavo bene. Adesso che ho messo su peso mi dite che sono gonfia e che cosa ho fatto in faccia, perché non capisco come mai ci si dimentichi che il viso possa anche ingrassare, cioè è una cosa che succede. Poi è dal 2009 che io faccio video, ogni volta che ho fatto un filler, che poi ho anche tolto, ogni volta che ho fatto il botox, ho fatto il video, comunque c'è gente che dice no, tu hai fatto molto di più e non lo dici. Quando lo capiremo che il corpo degli altri, sia che lo vediamo, sia che incontriamo persone per strada, sia che le incontriamo sui social, noi non abbiamo nessun diritto di andare a commentare, a giudicare, ancora peggio, il corpo, la pelle, la faccia, i rotolini, qualsiasi piccola caratteristica del corpo degli altri. Questa cosa io continuerò a ripeterla fino allo sfinimento, perché è veramente una cosa che dobbiamo imparare. Quindi, Mila Vincenzi, io non lo so perché tu sia così fissata, perché io non lo so di che cosa parlavo in questo video, ma sicuramente non parlavo di iniezioni e di roba che non ho fatto. Quindi, Mila Vincenzi, perché sei così fissata con la mia faccia, con la mia pelle? Cioè, fatti tue domande, io non lo so veramente. E ogni volta che filmo questa tipologia di video ci tengo a farvi notare che il 99% delle volte in cui qualcuno lascia un commento di questa cattiveria, specialmente se vanno tipo ad insultarti per il tuo aspetto fisico, non hanno mai una fotografia, mai. Poi questo commento arriva, se non sbaglio, da Instagram, che non so se vi siete resi conto, ma sta diventando un po' il covo dei boomer cattivi. C'è Elena Cantatore che scrive: come si fa a seguire ste viziate? Spazio, 3 punti esclamativi. A lavorà! Puntini, puntini, puntini. Parlate di quello che sta succedendo al pianeta! Spazio, 4 punti. Contenuti da Bradipi, spazio, 4 punti. E subito sotto,
Bonifacio Luisa che mi scrive, tutte molto carine e simpatiche. Il senso di questo video, e questo mi sa che era un What's in my bag o comunque un video in cui facevo vedere qualche borsetta, quindi si vedeva qualcosina parecchio costosa, ecco. Io ogni volta penso, ma perché state su un canale di trucco e moda se non volete vedere cose di trucco e moda? Cioè, io veramente non ci arriverò mai, vi giuro, cioè, sono 15 anni di non risposte a cui probabilmente non avrò mai risposta. Ma soprattutto, chi glielo dice a Elena che questo è il mio lavoro, che io sto lavorando? Elena, ti tengo la mano mentre te lo dico, questo. Questo mi arriva invece da TikTok, la carinissima NYC997, o carinissimo perché dalla foto non riesco bene a capire, non capisco che cosa sia questa foto. Mi scrive, insopportabile in tutto, e poi adoro perché qualcuno scrive, ma perché, cioè, almeno argomenta, dimmi perché sono insopportabile, così sarò ancora più insopportabile, per il gusto proprio. Immaginate me che sto lì tranquilla, tipo a fare le mie cose, drin drin, guardo il cellulare, commento su TikTok, uno sconosciuto che mi scrive, insopportabile in tutto, tipo, perché, cosa ho fatto, ma io tipo, ok, questa è la mia vita praticamente. Hanno fatto anche un trend su questo che mi fa morire da ridere su TikTok, voglio troppo farlo. Qui fanno vedere qualcuno che bussa alla porta, tu apri e c'è questo hater che appunto ti dice insopportabile tutto, si gira e se ne va. E tu tipo rimani là, tipo così, perché vi giuro che dalla mia prospettiva, cioè immaginate dalla mia prospettiva che io non conosco, queste persone dico, ok. E tipo continuo a fare le mie cose, cioè è veramente, cioè è surreale, vi giuro, non ti ci abitui mai, cioè sono 15 anni ma io continuo ad essere sorpresa. Poi altra persona dolcissima, di quelle proprio che lo vedi che hanno la solidarietà femminile che sprizza proprio da tutti i fori, no? Dena _ Dani, che ci mette la faccia su TikTok, questo è su TikTok, che mi scrive, credo su TikTok o su Instagram, che mi scrive, oddio la babbea, non la vedevo da anni. Scusate, mi diverto troppo a fare gli smile che ridono. Carissima Dena Dani, io non so chi tu sia, io non so a chi tu stia parlando, perché anche questa è una sensazione abbastanza surreale. Quando mi scrivono i commenti, e tipo io ve lo dico che li leggo tutti, mi scrivono i commenti e scrivono in terza persona, tipo, ah questo, oppure parlano tra di loro di me, e io tipo, ma io vi leggo, cioè ma io vi vedo. E quindi non so a chi tu stia parlando, o forse parlavi a te stessa. Ti ringrazio per essere tornata sui miei canali, che evidentemente già conoscevi, e ti ringrazio per essere appunto tornata a lasciare un altro commento ulteriore, quindi continua così che poi c'è sempre materiale per questi video. Anche questo mi sa che viene da Instagram, I am the small thing, mi scrive, quando incappo in video simili mi convinco sempre più che stiamo andando verso il baratro. Questo era il video in cui vi facevo vedere la cosa più economica da Saint Laurent, e anche qui, ma tu lo vedi che il mio nome è Kiss & Makeup? Lo vedi che parlo di make-up e di moda? Ma perché ti dà così tanto fastidio che io abbia spacchettato la cosa più economica di Saint Laurent? Cioè, è talmente facile andare su canali che parlano di contenuti, chiamiamoli, non mi piace la parola frivoli, ma chiamiamoli leggeri, perché sono contenuti leggeri. Quello che voglio io è che quando qualcuno viene sui miei canali abbia un po' di tempo da dedicare solo a se stesso, alle sue passioni, a qualcosa che lo fa sentire felice, la o lo fa sentire felice, e che possa così dimenticarsi di tutti i problemi della vita quotidiana, che sono forse fin troppi per molti. Ed è molto facile andare su canali che parlano di argomenti appunto leggeri, allegri, scherzosi, gioiosi, e commentare una cosa simile. È la cosa più facile al mondo. Cosa che è ancora più facile è cliccare la X in alto, però, così. Poi, questo è un messaggio privato di tale Sheila Omanovic, o Omanovic, che mi scrive, avevo postato una nuova foto e l'avevo ripubblicata nelle storie chiedendo di lasciarmi un cuoricino nei commenti, e Sheila pensa bene di rispondere, perché mi segue, rispondere a questa story e scrivermi, tu pretendi troppo dai tuoi followers, chi ti credi di essere, non vali nessuno. Ok, scusate, questo era lo smile con la risata, quella ancora più potente, quindi dovevo farla un po' da Joker, ok? Allora, ma carissima Sheila, ma che vuoi? Cioè nel senso, ma perché mi segui?
Cioè, onestamente, no. Perché stai qui a guardarti le mie storie? Ti dà fastidio quando chiedo ai miei follower di lasciarmi un cuoricino? Nel senso, what? Ma la cosa che mi piace più di tutte è che se andiamo sul profilo, ed è sempre così, vi giuro, le persone che ti scrivono le cattiverie più brutte, la gente che ti scrive proprio gli insulti, quelli proprio con la cattiveria, quella proprio... sono quelli che in bio poi hanno: vivi e lascia vivere, la bontà d'animo è la cosa più importante. E io tipo, quando vedo queste cose, vi giuro, penso, oh mio Dio, la gente è pazza. Cioè, com'è possibile? Posso fidarmi delle persone attorno a me? Potrei fare tanti di quegli esperimenti sociali che voi non avete neanche idea. Ma appunto, il bello è che se andiamo sul profilo di Sheila, che cosa ha scritto nella bio? Canta, ridi, balla, ama e vivi intensamente ogni momento della tua vita prima che cali il sipario e l'opera finisca senza applausi. Che belle parole, cioè io sono anche d'accordo, però se poi privatamente sei così, aiuto! Passiamo subito all'altra perla che arriva da Raul Sito, questo da TikTok, che mi scrive sotto il video in cui per ogni anno vi facevo vedere una fotina di un frame di un video per tutti i 15 anni che ho passato qua su YouTube, che abbiamo appena compiuto in realtà qua su YouTube. E Raul Sito mi scrive: c'ero da quando ancora non ti eri lasciata con 30 uomini. Cuoricini falsi. Allora, e qui voglio rispondere seriamente, perché io ho visto un paio di commenti simili a questo che mi hanno lasciata pietrificata. Perché io non pensavo che ci fosse gente della nostra età o peggio, ancora più giovane, che va in giro a fare slut shaming alle donne online. Questa cosa mi rende molto triste. Io, caro Raul, vedo dalla tua foto mi sembri giovane, però ti consiglierei di farti due domandine se stai su internet a lasciare questi commenti. Perché se una cosa è vera, tu puoi scriverla nei commenti. Però, se una cosa non è vera e tu vai a scriverla sui commenti, si chiama diffamazione. Quindi, siccome io non ho problemi a dirlo, ma non dovrebbe essere un problema se io ne avessi avuti di più, perché perché la vita è mia e scelgo io che cosa farci. Ma io ho avuto io ho quasi 40 anni, ho avuto 4 fidanzati, tutti seri nella mia vita, e mi vedo e mi devo beccare commenti di questo tipo? Ma anche no. Ma se io ne avessi avuti 40 di uomini, tu comunque... chi sei per venire qui a giudicare le mie scelte di vita che manco ti conosco? Quindi, carissimo Raul, fai una cosa: se pensi che quello che hai detto sia vero, lasciami il tuo nome e cognome e la tua città di residenza, perché io sono un po' come Taylor Swift. C'è una canzone che è uscita da poco in cui lei dice: what they all say, that I'll sue you if you step on my lawn. E sappi che anch'io ho la denuncia facile. Quindi fai uno più uno, vedi tu. Poi altro commento da tale Christian Belloni, che ci mette la faccia, ragazzi. Questo mi sa che è su Instagram, non mi ricordo adesso onestamente su che video fosse, ma deve essere andato virale, perché mi capita gente a caso che dice cose a caso. Ok, ok. E allora diciamo solo che zigomi e palpebre occhi sono merito del dottor... puntini, puntini, puntini. Perché? Christian, perché se vedi una bella ragazza, presumo tu pensi che io sia bella, perché pensi che io debba per forza essermi rifatta gli zigomi, le palpebre e poi gli occhi? In che senso gli occhi? Non ho fatto niente, né agli zigomi, né alle palpebre, né agli occhi. Mamma mia, perché devo per forza essere andata da un chirurgo? Ma io, cioè, dal 2009 che faccio video, ed è dal 2009 che mi viene detto che mi sono rifatta di tutto. Non ne posso più. Quando mi rifarò qualcosa ve lo dirò, così vi porto con me, ci faccio su un video, ok? Fino a quel momento basta. E secondo me questo tipo di commento ha radici profonde nella misoginia e nel fatto che gli uomini ci vedano come oggetti e pensano di poter esprimere qualsiasi parere sul nostro corpo o su, appunto, qualsiasi lato estetico, fisico, così perché sei donna. Christian, vuoi che ci soffermiamo sul tuo aspetto fisico?
o lasciamo stare? Io direi lasciamo stare. Poi, questo è anche un messaggio privato, parecchio recente, in risposta alla storia in cui vi facevo vedere che avevo un video unboxing in arrivo per voi, con tantissime cosine da spacchettare. E non ho più il nome della persona, quando ho fatto lo screenshot l'ho tagliato, quindi per questa volta ti risparmio la gogna pubblica. Ma non vi annoia essere sempre sorridenti e felici e ringraziare chi vi manda i gift? Allora, in che senso? No, non mi annoia essere sorridente e felice. Certo che ringrazio chi mi manda i gift, ma guarda che non è che io devo fare i video, Cioè, quando un'azienda mi manda un regalo, un gift, certo che loro sperano che io lo vada ad inserire in qualche contenuto, ma non smetterò mai di dirvelo, io non sono obbligata ad inserire le cose, Cioè, voi non avete la più pallida idea di quanta roba mi arriva che manco vi faccio vedere. Toglietevi dalla testa il fatto che quando le aziende spediscono un prodotto a un influencer, questa o questo sia obbligato o obbligata a farci dei contenuti. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Può essere così, ok, soltanto per i piccolissimi influencer che magari sono alle prime armi e si fanno convincere da aziende non tanto serie di accettare collaborazioni in cambio di prodotti inviati, però per il 99% di influencer, specialmente per chi lo fa da tantissimo tempo, vi posso assicurare che quello che vi facciamo vedere, che sono gift, ve lo facciamo vedere perché ci va, non perché siamo obbligati, non esistono contratti che ci obbligano a farlo, ok? È veramente un piacere se i prodotti mi piacciono e se il brand mi piace, ve lo faccio vedere, altrimenti no, ok? Senza che mi fai lo smile così, l'emoji così, con la lente di gratimento. Scusate, oggi non so che cosa c'è, ma mi sto divertendo troppo a fare le facce delle emoji. Potrei fare tutte le emoji, giuro, una faccia io per ogni emoji. Poi, anche questo arriva da TikTok, c'è la carissima Mari, che anche lei come fotoprofilo abbiamo un paio di pantaloni, c'è la carissima Mari che mi scrive: è tornata loca. Allora, Mari, intanto sei tu che vieni sul mio canale, ok? Non è che io vengo sul tuo canale, quindi tu mi scrivi, ah, sei tornata. No, sei tu che torni. E potevi anche stare tranquillamente dove eri, che nessuno ha sentito la tua mancanza. Va. Poi, visto che praticamente l'80% dei commenti devono giudicare l'aspetto fisico, questo mi arriva da Instagram, c'è ElisaSiles2494 che mi scrive: Nicole, ma che hai fatto gli zigomi? E io, scusatemi, ma vi ho messo che la risposta. E io, assolutamente nulla. Cioè, ragazzi, io a questo punto, vi giuro, mi metterò a dire che qualcosa gli zigomi ho fatto, tanto per... E sto pensando di inventarmi ogni cosa, ogni volta una cosa diversa, capito? Cioè, tipo, delle robe proprio assurde. E andrò a rispondere così, tipo, cosa hai fatto gli zigomi? E praticamente mi hanno portato l'acqua trovata su Venere, che è radioattiva, però se la metti sotto la pelle non è radioattiva e non sparisce come il filler, e allora ho fatto quello. Perché cosa devo dire? Che cosa ho fatto agli zigomi? Sono ingrassata, basta, nient'altro. Concludiamo in bellezza con Mario. Questo commento è stato lasciato su TikTok e questo non penso che sia un commento da hater. Volevo inserirlo in questo video perché mi ha fatto morire da ridere e mi ha scritto: allora, questo era sotto il video in cui era il primo video in cui vi facevo vedere la frangia, che appunto sapete che è finta, è un topper, a volte la metto, a volte non la metto, oggi non la sto indossando, ma appunto non è mia, sto pensando ancora se farla o no in realtà, quindi accetto consigli, per il momento tengo il topper. E in questo video appunto Mario mi scrive: la signora che porta il figlio a scuola e poi va a fare la spesa alle 6 lunga. Io morta, vi giuro, morta, perché cioè non l'ho vista questa cosa, non l'ho vista assolutamente, ma dopo che me l'hai scritto l'ho vista e non riesco a unsee it. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, naturalmente ne farò altri perché come sapete c'è sempre tantissimo materiale per questa tipologia di video. Prima di salutarvi però, anzi io vi saluto, però vi lascerò un estratto di un TikTok della psicologa Francesca Cardini, vi linkerò comunque il suo TikTok, perché parla di uno studio fatto proprio sugli haters e sul perché agiscono come agiscono. È solo qualche minuto, ma ci tenevo ad inserirlo in questo video, quindi io vi mando un bacione grande, noi ci vediamo, anzi, stavo per dimenticarmi l'abbraccio.
Ragazzi, ultimamente mi sto dimenticando l'abbraccio e non va bene. Vi mando un bacio enorme e il nostro abbraccio non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte, 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 forte. Io vi aspetto domani alle 17:30 con un nuovo video e vi lascio appunto al mini video della psicologa. Ho indagato su quali sono i meccanismi psicologici dietro gli haters e i troll. Ci sono due categorie di fattori. Una categoria che riguarda tutti quei meccanismi dati dal contesto, cioè dall'ambiente social, che quindi possono influenzare tutti noi, ma in misura diversa, in base poi a quelle che è la seconda categoria di meccanismi, e cioè i propri tratti di personalità individuali. Dal punto di vista di contesto, il fattore che ha veramente un grandissimo peso è l'anonimato. E da una parte la ricerca ha messo in luce che l'anonimato tende ad aumentare i comportamenti aggressivi ed impulsivi. Dall'altra porta a quella che viene chiamata deindividuazione, cioè come la sensazione di una specie di perdita un po' della propria individualità e quindi anche della propria responsabilità individuale rispetto alle azioni che si fanno e quindi ad avere dei comportamenti più disinibiti. I social, oltretutto, proprio perché sono un ambiente nel quale io scarico qualcosa, sono ottimi per la proiezione individuale come meccanismo di difesa. Cioè, se io mi porto dietro un carico di frustrazione, di sentimenti spiacevoli e non so che cosa farmene, i social mi offrono un ambiente perfetto per proiettare questi vissuti spiacevoli su qualcun altro. Arriviamo alla seconda categoria di fattori, cioè quelli di personalità, e quindi che distinguono una persona dall'altra. Quindi i primi ci influenzano tutti, ma non tutti diventiamo haters e troll, in quanto vanno a combinarsi con invece delle caratteristiche individuali, vediamo quali. Uno di questi è il bisogno di attenzione e di potere. Specialmente se nella vita fuori dai social la persona si sente insignificante, priva di potere, i social diventano un luogo perfetto per poter avere, diciamo, una popolarità per qualche secondo. Lascia quindi un commento aggressivo che molto probabilmente stimolerà il like da parte di persone simili e quindi avrà per qualche secondo una sensazione di maggior potere personale e di forza. Questo bisogno è particolarmente marcato in quali persone? Quelle che hanno dei tratti, indoviniamo un po', spiccatamente narcisistici, sadici, machiavellici, psicopatici. Chi ha tratti narcisistici ha quindi di base uno spiccato bisogno di essere al centro dell'attenzione.